un milione di disoccupati che ci sono, quindi sono tutti i costi che lo Stato sopporta e quindi questo debito sale. Nel frattempo sta scendendo la produzione, sta scendendo il prodotto interno lordo, per cui la forbice si allarga ancora di più, per cui arriveremo a circa 112. Quando è saltata l'Argentina era a 140. Meno, meno. Ecco, per cui ci stiamo avvicinando a 114. All'Argentina. Ecco. No, non succederà. Io sono convinto che non succederà. Non succederà, sono convinto che non succederà. Però perché non succeda, intanto dovrebbero i signori cominciare a tagliare la spesa corrente, perché la spesa corrente di questo paese è altissima. Questi si permettono, non si sono resi conto che la festa è finita e che bisogna tornare alla normalità, no? Questi vanno avanti nelle piccole e nelle grandi cose come se nulla fosse. Questo mi fa venire nervoso. C'è un deputato di queste parti, come si chiama, Costa, quello che era... che fa questo contro lo spreco, si dà un grande affare, no? Dice, oggi mi ha scritto, solo stamattina. Presidente della provincia di Cuneo. Non sapevo. Una piccola stupidaggine. Ma c'era una partita a Roma e abbiamo visto la coda di auto blu con i lampeggianti fuori. Adesso stiamo parlando di debiti di 1.708 miliardi di euro, che è una cifra che mi vergogno a dirla. Però, anche nelle piccole cose, c'è una partita di calcio. Vuoi andare a vedere la partita di calcio? Ti compri il biglietto, prendi 14 milioni di euro, 14 mila euro di stipendio al mese. Tu, deputato, non puoi comprare un biglietto allo stadio? Invece, e neanche fanno la fatica, non dico di comprarlo, ma di andare loro a prenderselo, mandano la scorta con l'auto blu, con l'ampeggiante, e c'erano fotografate, non so se la fotografia Striscia la Notizia o chi, 40 macchine di parlamentari fuori dal CONI a fare la fila per avere un biglietto. Sei uno straccione, perché mentre noi i biglietti dello stadio ce li compriamo, te li compri anche tu. Quanto ci ha costato quel biglietto dello stadio lì, oltre al biglietto dello stadio? Anche due poliziotti o tre che erano sulla macchina che hanno perso due ore di tempo per andare a prendere il biglietto per lo straccione là. Queste piccole cose, adesso non è discorso dell'antipolitica, però mi fanno incazzare, perché io non cerco sempre di raccontare, magari fare un po' di battute, no? Cioè, però queste robe mi fanno arrabbiare, perché dico non è possibile. Le vediamo nelle piccole e nelle grandi cose, nelle piccole e nelle grandi cose, tutti i giorni, sprechi. Questi sprechi qua, poi pesano, cioè... costano, la spesa corrente dello Stato è una enormità, cioè parliamo delle cifre terribili, progetti che vengono messi in cantiere e mai realizzati, costano alla fine, quando vengono realizzati, 5 volte il prezzo iniziale, perché io mi arrabbio quando vedo che in Cina per le Olimpiadi hanno fatto un ponte di quanti chilometri l'hanno finito prima ancora della scadenza, no? E da noi hanno inaugurato l'anno scorso a Venezia il ponte di Calatrava, che è lungo 81 metri sul canale Grecia. Adesso 14 anni fare un ponte. Ma si può? Quanto è costato? È costato 5 volte il suo prezzo il ponte. Possiamo dire, non è che il ponte di Venezia sul canale Grande ci mandi in rovina, perché se ci mandi, è un ponte da qua a là, ma per dire un piccolo esempio, ma ci metti 14 anni per fare un ponte di 80 metri? E poi avrà dei problemi per... gli statici, ne va bene. Quando noi siamo in ritardo su questa roba qua, e questi ritardi qua li paghiamo, continuiamo, io dico, quando abbiamo 16.000 chilometri di ferrovia a binario unico in Italia, che è una roba da 1800, capito? Hanno inaugurato il Napoli Portici e si sono fermati lì, adesso Berlusconi fa ganassa col treno ad alta velocità, bello, sì, tutto quello che vuoi, però rispetto ai paesi siamo indietro, siamo. Quindi tutto questo è un costo che va a... il ritardo costa, perché le cose che vanno più lente costano di più delle cose veloci, è evidente, e quindi questi ritardi ce li portiamo dietro, e non, in quello che non si vede è una svolta, però dai, posso dire una battuta? No, se no poi ci vediamo tutti a piangere, o vi siete portati i Ferrero Rocher e cominciamo a tirarci sugli zuccheri, se no ci vediamo tutti a piangere, no, no, lui ha... Ah, là c'è scritto, povera Italia. Io posso raccontare, ho trovato uno che a proposito di povero, no? Aveva sposarsi e allora lui non aveva i soldi
E allora gli ho detto, ma adesso non è che dobbiamo fare come una volta che si tirava al collo la gallina in cortile, si faceva la festa in casa e si andava in viaggio di nozze due giorni a Genova a vedere il mare. Io sono di Pavia, andavo, ma io non ho i miei genitori. No, non dobbiamo fare quella roba lì. Possiamo, però lui ha detto no, è andato in banca, ha chiesto 15.000 euro. E dico, se non ce li hai, ma quindi se non fai il matrimonio da 80 persone, se viaggi di nozze di le Mauritius, abiti, spese, una roba e l'altra, il servizio video, 15.000 euro. La banca gli ha detto, ma non ti preoccupare, tanto io faccio un matrimonio low cost, 100 euro al mese, 100 euro al mese, 15.000 euro. Io gli ho detto, ma che, insomma, per farla breve, 40 anni di mutuo. Io l'ho scritto qua, 40 anni, cioè io sono andato in banca, la banca di credito cooperativo, magari se guardo nel lavoro, c'ho il piano di ammortamento, mi sono fatto stampare il piano di ammortamento del finanziamento, dammi il piano, quota capitale, quota interessi, ogni mese, 480 rate, 40 anni, uno diventa nonno, perché dopo 40 anni è nonno, dice al bambino, dice, andiamo alla posta a pagare la rata del mio matrimonio, perché dovevo andare alle Mauritius, ma vaffanculo, ma vai a Savona, cazzo! No. Fa il divorzio, fa il divorzio, la banca muore lo stesso, e si risposa quando lo paga l'altro mutuo, cioè io dico, io il libro lo dico qua, io racconto di mia zia che da Pavia è andata a fare il viaggio di nozze a Milano, era 52, beh carità, quei tempi lì speriamo che non vengano più, capito, però, dico, ma si può andare, sai sono andato, ma gente, gente, vado a Baradero, ma se non vai, perché se non vai a Baradero sei un pirla, ma sei un pirla se vai 40 anni di mutuo per sposarti, secondo me. E poi sul matrimonio non diciamo niente, no? Lasciamo stare. Vabbè, no, fate quello. Però è vero. No, Luigi, scusa un attimo, ma ok, tu ti fai questo indebitamento, no? Poi non lo paghi perché a un certo punto non c'hai i soldi. La banca non ha i soldi, perché se tu lei ti ha prestato i soldi, tu non gli ripaghi il debito. Sai cosa fa la banca? Prende la moglie. No! La banca ha cartolarizzato il credito. Cioè la banca ha preso il credito di questi sposini qua. Li ha messi insieme a quello che ha fatto il mutuo della casa. Li ha messi insieme a quelli che ha comprato il TV e il plasma con la carta revolving che pagherà nel 3000. Li ha messi insieme a quelli che ha comprato il SUV. Il cane è morto! Il cane è un bassotto da 500 euro, è andato a comprarlo a Monza. Io voglio conoscere te, voglio conoscere cosa è che te l'ha venduto, perché quello là è un genio. Vai là, ce lo va a vedere che il cane dice 500 euro, c'è però un bel cane. Che cazzo, un bel cane. È un cane! 500 euro, ma 500 euro. Tocca metà, no? Ha fatto 20 rate, no? Cioè, si può vedere 25 euro più IVA, però facciamo regolare la fattura, dove è morto, vabbè. Ha messo dentro, ha impacchettato tutto questa cosa qua e ha creato un valore, perché una banca quando ha un credito ha un valore. Cioè il matrimonio, il cane, la cuccia, la macchina, e poi il valore la banca lo ha fatto a pezzettini, lo ha diviso come fetti di salame e l'ha venduto tutti noi. Polverizzando il debito, è come se l'avesse annullato, perché quando io ha creato della polvere praticamente, aveva distribuito tanto bene il debito, per cui tutti noi in piccolo eravamo creditori di quello del cane, eravamo creditori di quello della macchina, alla fine è bastato che morisse il cane e si è andato tutto. Quindi voglio dire che alla fine è il sistema culturale che è sbagliato, per poi alla fine per colpa di quello del cane che non pagherà le rate, ci perdiamo noi, cioè socializzano le perdite in questo modo, distribuendole a noi, non se le tengono loro. Oggi il sistema è saltato e loro, invece che far fallire i soggetti che dovevano fallire, fanno fallire, cioè socializzano distribuendo queste perdite a noi, allo Stato, con quelle bolle che stanno creando. Sì, e questo è il problema.